Ciao a tutti, bentornati sul canale del Project. Siamo qui con Matteo Magnani. E oggi cosa hai fatto? Ho concluso in top 32. Sono uscito per la terza volta, il terzo nazio consecutivo in top, subito dopo la Svizzera. Un po' sad, però è stato un evento divertente, diciamo. Che mazzo hai portato? Allora, ho selezionato le carte che erano forti in questo metagame e poi mi sono scelto un pilota che potesse infliggere danni all'avversario, diciamo. Questa lista è stata una composizione, diciamo, a sei mani, perché mi hanno aiutato principalmente Giacomo e Marco, e ci sono state altre persone che hanno contribuito a questa scelta scopandomi in testing, tra cui l'uomo che sta riprendendo questo video e Michele D'Andrea anche. Possiamo passare alla lista? Sì, passiamo alla lista. Allora, ho scelto di giocare, come dicevo prima, sono partito ovviamente costruendo il mazzo dicendo che tre Nib comunque sono una buona carta, così come tre Ash Gamma, anche perché è finito a 1 per giusta ragione. Impermanence è una carta solida, TTT uguale, e ciò che rende collante il mazzo, Prosperity. Quindi questo era l'engine comunque di interruzione atto a impedire le giocate avversarie. Il mazzo invece che ho scelto di giocare effettivamente era poi Sprite. Ho pensato che fosse il miglior pilota per infliggere danni all'oppo dopo averlo interrotto con le carte precedentemente viste. E ho giocato una linea abbastanza standard, diciamo, con l'inclusione del secondo red che è venuto fuori qualche volta. E poi per completare comunque l'engine c'erano i due Melfi, quasi obbligatori adesso giocarli in questo mazzo qua, e poi le altre tre carte per interrompere e chiudere il prima possibile la partita. Questa è abbastanza necessaria perché il mazzo soffre, non può andare a grind, ha poca autonomia e devi chiudere la partita il prima possibile. Carte rappresentanti le mie tre top, al momento. Charizaro, sempre presente. Charizaro, anche lui grande protagonista dell'underground bolognese. Extra deck, due sprint necessari, uomo con un solo mestiere, l'altra carta con un solo mestiere, poi c'era una carta buona, questo mazzo può farla, no? E quello che ci va sotto. È una serie comunque di piloti, tre giganti, come hai fatto il terzo, però se mai fosse necessario è qua. L'avevo detto che non si può. L'engine Melfi, questa carta qua è stata assurda, mi ha permesso di vincere veramente tutti i miei matchup con Super Heavy, perché li togli i body, auguri a giocare senza mostri in un mazzo di mostri. Per il side deck ho completato il mio piano di gioco con altre tre carte molto forti, una buona carta mi viene da dire, no? Altre carte forti che servono praticamente per i matchup che sono tuoi colleghi, quindi tutti gli altri mazzi in corsa e al di fuori di Labyrinth, che è un altro mazzo contro cui sai di questi, quindi Matme, comunque anche Sprite, queste sono carte ok da sai dare in quel matchup lì. Questa carta perché giochi Prosp, quindi serve il caso di vederla con giochi Prosp, almeno determinati spot. Due robe che servivano per Labyrinth e crossano con Purely per togliere Vanity Fiend. Non ho trovato manco un Purely, grazie Jack per farmi giocare questa. E sì, anche contro Cash sono buone. E generalmente contro Cash sono quasi andato sempre per primo, poi andavo secondo game 1, quindi alla fine non sono mai riuscito a entrare, però il piano volevo usare anche contro Cash. E queste come queste qua crossano sia per Matmec di qua e per Labyrinth di qua, buone comunque, e per Despia anche. Questa è una carta in più che svolge essenzialmente lo stesso ruolo, ma anche nei matchup in corsa come questo qua ti serve stoppare le HT di quell'altro per giocare con te. Infine altre tre carte che mi fanno giocare gli altri, perché se non giocano normalmente vinci. Molto bene. Vogliamo ringraziare qualcuno in particolare, a parte il bell'uomo qua con te? Ho ringraziato tutti quanti all'inizio della profile, almeno quelli che hanno contribuito alla creazione di questo mazzo. Ringrazio tutti coloro che hanno speso comunque delle ore di testing con me e tutte le persone che mi hanno supportato comunque nei precedenti due giorni. Molto bene, grazie Matteo e alla prossima. Alla prossima. Holly Jolly. Sempre. Holly Jolly.